e lasciamo quindi la parola a Giusella Finocchiaro, ordinaria di diritto civile dell'Università di Studi di Bologna, presidente del gruppo di lavoro per l'aggiornamento al codice in materia di dati personali e socio fondatore dell'Italian Academy of the Internet Code. Grazie Alberto e grazie agli organizzatori per l'invito, in particolare a Valeria Falce. Io riprendo alcuni dei moltissimi spunti che fino ad ora ci sono stati forniti e cerco di svilupparli sotto un profilo strettamente giuridico. Partiamo proprio dal, diciamo, l'elemento di base del nostro discorso, il dato personale. Il dato personale che sicuramente ha una duplice natura: bene, come è stato detto più volte, ma anche contenuto di un diritto della personalità, quantomeno nell'ordinamento italiano e in alcuni altri ordinamenti europei. E allora questa sembra essere, diciamo così, la dicotomia, il conflitto, il peccato originale nel quale siamo destinati a muoverci. Da un lato un bene che sicuramente è economicamente valutabile, asset, come è stato detto più di un'occasione, più di una relazione, dall'altro lato contenuto di un diritto che rende il bene indisponibile. E quindi da un lato il bene ha un valore, dall'altro un valore di cui teoricamente, ovviamente, ma questo è un conflitto che va risolto, bene di cui non si può disporre. E quindi queste due facce del dato personale, questi due aspetti del dato personale devono sicuramente essere tutti presenti nel nostro discorso. Per non menzionare il vizio di fondo della stessa definizione di dato personale, che viene parificata sia dall'ordinamento europeo che da quello italiano con l'informazione. Si dice nel regolamento europeo e anche nell'ordinamento italiano il dato personale è l'informazione riferibile a una persona fisica, eccetera, eccetera. Ora, il dato personale non è l'informazione, il dato personale contiene un'informazione, può fornire un'informazione, ma non è di per sé un'informazione. E quindi tutti questi aspetti, per sviluppare il nostro discorso sotto un profilo strettamente tecnico e giuridico, devono essere presenti perché sono gli elementi essenziali, basilari, che pongono un conflitto che in questo momento, con molta difficoltà, possiamo risolvere. Un conflitto che certamente non è risolto dalla definizione opposta a quella di dato personale contenuta nell'ordinamento italiano, ma anche nel regolamento europeo, di dato anonimo. Cioè, parlando di big data, parlando di open data, dobbiamo anche chiarire che cosa significa personale e che cosa significa anonimo, perché, se non altro perché, il dato personale è un dato che può essere trattato con il consenso o se ricorrono presupposti di legittimità di trattamento equivalenti, mentre il dato anonimo è un dato che può essere trattato senza consenso e senza che ricorrano informative e altri presupposti di legittimità. Ma individuare che cosa significa dato anonimo è ancora molto più difficile che individuare che cosa sia il dato personale, perché, ripeto, nel regolamento europeo che siamo chiamati ad applicare dal 25 maggio del 2018, la definizione di dato anonimo non c'è. La si ricava dalla vecchia direttiva che verrà abrogata, la si ricava dalla legge italiana. Il dato anonimo è il dato che non può essere riferito a un soggetto persona fisica. Non può essere riferito. Cosa significa non può essere riferito? Significa che non può essere in assoluto mai, quali che siano i costi, quali che siano i tempi di lavorazione, quali che siano le circostanze, i contesti, riferito, oppure è un dato che non può essere riferito ma con una valutazione che viene effettuata caso per caso, appunto tornando a quello che si diceva prima, le scie che vengono lasciate dai ragazzi che vanno a scuola in Siberia, piuttosto che altre tracce che vengono lasciate da noi. Quindi quanto è il contesto importante nella valutazione del dato anonimo? Questo ci porta, se questa è la risposta, ci porta a una valutazione che va strettamente effettuata caso per caso e che quindi oggi nel 2018 ci porta a considerare non più anonimi i dati australiani, mentre forse, diamo la buona fede al governo australiano, forse nel 2006 quei dati non erano reidentificabili, forse sono cambiate le tecnologie, forse sono cambiati i mezzi a disposizione e quindi la definizione appunto di dato anonimo cambia col mutare del tempo.
se questa diviene la definizione di dato anonimo e di dato personale come dati intrinsecamente dinamici, questo porta certamente come conseguenza a una certa incertezza del diritto, perché la definizione appunto di dato anonimo andrà misurata caso per caso dinamicamente nel tempo, quindi non potremo mai dire con assoluta certezza quel dato è anonimo. Possiamo dire quel dato è anonimo oggi con questa tecnologia, in queste circostanze, in questo contesto, ma forse quel dato fra 10 anni anonimo non sarebbe. Ancora qualche altro spunto di riflessione mentre appunto i colleghi svolgevano le loro belle relazioni. Quanto è efficace il modello che fino adesso è stato elaborato dal nostro legislatore per trattare i dati personali, cioè fondamentalmente un modello basato sul consenso? Quanto è efficace questo modello e quanto realizza l'obiettivo che vorrebbe realizzare, cioè quello di tutelare la persona nell'esercizio di un suo diritto fondamentale? O forse bisognerebbe cercare un modello diverso, magari basato sulla responsabilità, almeno in parte, sulla liability, o un modello come fa il regolamento europeo, il più recente, che sposta l'accento dal consenso, che rimane ovviamente uno dei presupposti di civiltà del trattamento, agli obblighi del titolare del trattamento, le misure di sicurezza da adottare, le misure anche tecnologiche, come diceva il collega prima, da adottare per proteggere i dati. Quindi, come dire, cambia un po', comincia a cambiare un po' il paradigma. Io credo che questa debba essere la direzione, perché nella mia esperienza il consenso, certo, può essere visto come elemento fondamentale del diritto all'autodeterminazione, ma molto spesso non raggiunge gli scopi che si pensa o si pensava potesse raggiungere. E quindi cambiare il paradigma e accentuare invece l'aspetto tecnologico della regolamentazione tramite la tecnologia, insomma, per parlare di lex informatica, discorsi di lessig, di regole attraverso la tecnica, cambiare il modello credo che forse in questo momento sia necessario. E poi non dimentichiamo un altro aspetto, sempre parlando della protezione dei dati personali e vedendo il tema dell'informazione da giurista. La necessità di bilanciare questo diritto con tanti altri diritti. Necessità che spesso passa un pochino sotto silenzio e che invece è enunciata in maniera molto forte, molto evidente, nel regolamento europeo. L'articolo 1 del regolamento europeo, a differenza dell'articolo 1 del codice italiano sulla protezione dei dati personali, oltre al diritto alla protezione dei dati personali, enuncia altrettanto fortemente la libertà di circolazione dei dati personali e delle informazioni. Questo principio, che era anche nella direttiva, nel nostro codice invece era trascurato. E viene, se ne parlava soprattutto con riferimento al trasferimento dei dati all'estero, ma non con riferimento ad altri aspetti. Nel regolamento invece, che su questi punti prenderà il posto del nostro codice, perché il regolamento è ovvio supera il codice per la protezione dei dati personali e porta all'abrogazione del codice per la protezione dei dati personali, il regolamento nello stesso articolo 1 in cui si enuncia il diritto alla protezione dei dati personali, enuncia il principio della libera circolazione dei dati e afferma al terzo comma che il diritto alla protezione dei dati personali non può limitare la libera circolazione dei dati. Successivamente, poi, nell'ambito dello stesso regolamento, si afferma la necessità di bilanciare il diritto alla protezione dei dati personali con altri diritti. E allora questa è un'ulteriore prospettiva che dobbiamo considerare, perché oggi il diritto alla protezione dei dati personali è certamente un diritto onnipervasivo che si presta con difficoltà a essere bilanciato. Ma in prospettiva questa è una direzione da intraprendere. E oggi è stato pubblicato in Gazzetta il decreto che attua la direttiva PSD 2,
che certamente va in gran parte in questa direzione, perché consente ai fornitori di servizi di pagamento di accedere ai dati per comparare, diciamo così, le proposte, le offerte, le iniziative commerciali, e perché naturalmente in questo modo si apre maggiormente il mercato dei pagamenti, soprattutto pagamenti digitali, alla concorrenza. Segnalo, con riferimento alla PSD2, a margine del discorso, la necessità di un coordinamento con la normativa sulla protezione dei dati personali, perché alcune definizioni sembrano molto simili, ma in realtà hanno contenuto completamente diverso. Per esempio, le informazioni relative ai dati sensibili, in questo caso sono i dati sensibili concernenti i pagamenti, quindi sono tutt'altra cosa dei dati sensibili a cui siamo abituati a pensare, quelli relativi alla razza, alla religione, allo stato di salute e così via. In questo caso sono i dati sensibili perché possono dare luogo a frode, truffa e così via. E quindi necessità appunto di un coordinamento. L'ultimo punto che vorrei toccare, mi serve eventualmente di intervenire dopo se ce ne sarà possibilità, a margine delle relazioni che sono state svolte prima, è quello del contratto sociale. La bellissima conclusione del nostro relatore, keynote speaker. È cambiato il contratto sociale, certo, ma è cambiato perché sono cambiati gli attori, perché sono cambiate le parti del contratto. Sono cambiati coloro che stipulano il contratto senza che ce ne siamo resi completamente conto, perché c'è stata una perdita di sovranità di chi aveva stipulato quel contratto prima, è stata piano piano sostituita da una sovranità di natura economica di altri attori, quindi è cambiato il contenuto perché sono cambiate le parti. Mi fermo qui per il momento, grazie.